chiamo Axel, ho conosciuto i miei datori di lavoro tramite amici, che ero un detenuto agli arresti domiciliari nell'attesa di finire la mia pena, e mi è stato dato la possibilità di fare un colloquio e di poter iniziare a lavorare in questo negozio meraviglioso che... Prima dal fatto che ero dentro il carcere di Opera, sono stato selezionato per un inserimento tramite una cooperativa, appunto, che si chiama In Opera, all'interno di del carcere, dove c'è un panificio. Meraviglioso che prima non c'era tutto questo, all'inizio erano solo due tavoli con i muri bianchi. Poi, come l'abbiamo sistemato, siamo partiti con una formazione. Una formazione fatta da un insegnante che è un numero uno in Italia, e si chiama Ezio Marinato, e è ambasciatore della panificazione anche. Allora, io nel mio percorso, diciamo che sono rimasto sconvolto proprio da questo maestro, da come lui ci ha insegnato, dalla sua umiltà, da come si è messo a disposizione, una persona straordinaria. È stata possibilità di reinserirmi, avere un lavoro che è molto difficile, perché la gente ti giudica una volta che sei marchiato, uscito dal carcere. Purtroppo trovare lavoro è molto difficile. Io ho avuto questa grandissima fortuna, che ci tengo veramente tantissimo, e felicissimo di far parte di questo progetto, sperando che vada sempre per il meglio. Bisogna far capire alle persone che i nostri prodotti sì, sono cari, ma io penso che se uno lo assaggia e vede che prodotto è un prodotto buonissimo, e poi quando lo capisce si accorge anche che risparmia. Ciao, sono Elisa Mapelli, sono una delle socie fondatrici della cooperativa In Opera. Io, insieme a mio papà Pierangelo, e insieme ad altri amici, abbiamo fondato nel 2013 questa cooperativa, che opera fondamentalmente all'interno del carcere di Opera. L'idea è nata dal desiderio di formare e offrire ai detenuti, a chi poteva, dei detenuti del carcere di Opera, un lavoro concreto. Il prodotto, come dicevo, è di qualità, per cui ha anche un costo, perché chiaramente è un prodotto con delle farine scelte, una lievitazione molto lunga. Diciamo, la soddisfazione è vedere che la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte dei detenuti che hanno iniziato con noi, hanno comunque, anche chi più velocemente, chi più lentamente, ha iniziato un cammino di cambiamento che è molto concreto. Cioè, c'è proprio il desiderio, anche quando ci chiedono un aiuto a continuare fuori, è proprio un desiderio, io penso, di continuare su questa strada, perché poi quella più semplice è quella di lasciar stare, continuare la vita di prima. L'idea è un po' quella, cioè di offrire un prodotto di qualità che mantenga un pochino l'aspetto anche sociale, diciamo.